Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi parlerò ancora una volta della saga dei Bridgerton. Ho già fatto un primo video in cui ho individuato le differenze tra la serie TV e il primo libro di Julia Quinn, ovvero Il Duca è Dio. Poi ho fatto un secondo video in cui vi ho raccontato per filo e per segno come si svolge il secondo libro dedicato ad Anthony, il visconte che mi amava. E adesso vorrei un attimo farvi un piccolo piano dell'opera, visto che c'è stato un certo entusiasmo, racconterò anche la trama del secondo libro, del terzo libro, scusate, per filo e per segno. Ho detto secondo perché in realtà il terzo libro è basato sul secondo fratello, ovvero Benedict, quindi nella mia testa, nonostante l'ordine mi sia abbastanza chiaro, poi preferisco proseguire per ordine di età dei fratelli. Ok, questi ho in mano adesso, vi faccio vedere se riesco, i libri della saga, gli 8 libri della saga in lingua inglese perché io li lessi nel 2000, a partire dal 2000 più o meno, quando sono usciti, o forse li scoprì poco dopo. Sto cercando di ricordare, può darsi. Sì, può darsi che invece li abbia scoperti quando era già uscito il quinto o sesto libro. E quindi poi ho dovuto attendere il 7 e l'8. Ricordi? La mente mi abbandona. Ok, ma proseguiamo a raccontarvi un po' com'è quest'opera, quindi. Qui farò un riassunto velocissimo, anzi un'introduzione velocissima dei successivi libri dal terzo in poi. Avrete sentito dire da qualche parte che i libri della saga dei Bridgerton sono 9. Beh, sono 8 e 9 è una raccolta di epiloghi, second epilogues si chiama, di epiloghi ulteriori per ciascuno dei precedenti libri, più una novella dedicata a Violet Bridgerton. E quindi sì, è un nono libro. Idealmente questi second epilogues si potrebbero mettere alla fine dei rispettivi libri. No, non si può perché sarebbe troppo spoiler per ciò che succede in seguito. Ok, allora, il primo libro della serie è Il Duca ed io, su cui è basata la serie Bridgerton, a grandi linee, visto che comunque sono il Duca ed io. Scusate, poi qui lo vedete invertito per via della telecamera. Un tempo facevano queste copertine qui che a me non sono mai piaciute, leggo che ad alcune persone sì, io le detestavo profondamente. Infatti, devo dire che uno dei motivi per cui poi ho iniziato a comprare e preferire le versioni ebook di questi libri è proprio il fatto di non dover andare in giro a mostrare queste copertine qui, che poi in Italia è anche peggio perché in genere queste copertine sono non dietro, dove magari uno può nasconderle facendo così, ma proprio sul davanti. E diciamo tra l'altro che in tutto ciò c'è almeno un minimo di arte, cioè qualcuno si è messo lì a dipingere con la mano. Di recente hanno preso dei disegni atroci facendoli, modificandoli con Photoshop, che è anche peggio. Magari un giorno farò un video in cui racconterò Il Duca ed io nel dettaglio, perché sì, la trama a grandi linee è quella che avete visto in Bridgerton, però ci sono dei dettagli diversi che da una parte me l'hanno fatto apprezzare di più e dall'altra di meno, in particolare con riferimento a Daphne. E quindi Il Visconte che mi amava, il secondo libro, è quello che vi ho raccontato nell'altro video. Andate pure a vederlo se vi interessa conoscerlo nel dettaglio. E quindi è il libro dedicato. Ah, li sto gettando! È il libro dedicato ad Anthony e alla sua. A quella che diventerà la sua amata Kate. Anthony, velocissimamente per chi non avesse visto quel video. A un certo punto decide di sposarsi, decide di sposare la perla della stagione, Edwina Sheffield, solo che si deve scontrare con la sorella maggiore di lei, che non vuole cedere sua sorella a cedere, non vuole permettere a sua sorella di sposare un uomo che potrebbe farla soffrire, e lei ha giustamente identificato Anthony come un uomo che non sta cercando l'affetto della sorella, ma vuole solo le sue qualità, ovvero il fatto che sia molto bella, molto apparentemente più intelligente comunque della media delle altre debuttanti. E
e non ha intenzione di innamorarsi di lei. E ovviamente, siccome parliamo di un romanzo d'amore, questa cosa qui è un piano che per il povero Anthony andrà all'aria, povero non tanto, perché poi ovviamente se c'è una cosa che è garantita nei romanzi rosa è il happily ever after, ovvero il vissero tutti felici e contenti. Ed è uno dei motivi per cui sinceramente leggo questo tipo di romanzi. A me piace il percorso, non ho bisogno di essere sorpresa dal finale, anche se infatti so già come finisce una storia. A me, io potrei rileggerla 1000 volte, tanto è mentre lo leggo e mentre vivo i sentimenti e le emozioni dei personaggi coinvolti che mi immedesimo in quello che provano e mi diverto a leggere. Ok, e allora adesso andiamo al terzo libro, il libro dedicato a Benedict, An Offer from a Gentleman, ovvero un'offerta dall'offerta di un gentiluomo. Penso che il titolo sia vagamente ironico perché si tratta di una rivisitazione di Cenerentola. Infatti, più che Benedict, la protagonista del libro è Sophie, ovvero la ragazza che lui si ritroverà a corteggiare in una maniera molto complicata, perché Sophie è una figlia illegittima di un conte. E proprio come nella tipica favola di Cenerentola, a un certo punto in casa sua arriva una matrigna e la comincia a trattarla male, e soprattutto dopo la morte del padre, questa donna fa di Sophie una sguattera. E devo dire che questo libro ha avuto su di me una grande presa perché ho empatizzato moltissimo per la situazione di Sophie. Non aveva neanche un padre, a differenza di quanto si poteva vedere nella favola Disney, che la amava. Semplicemente lui l'aveva presa in casa non come figlia, ma come figlioccia, perché Sophie era figlia di una cameriera o comunque di una donna di bassissimo rango. E quindi il conte non poteva far sapere in giro che era sua figlia. L'aveva presa come se fosse una parente che gli era stata lasciata in custodia da qualche parente molto lontano. Ma tutti lo sapevano che era sua figlia, solo che era il segreto di Pulcinella, non si poteva dire. E quindi un giorno gli altri servi, che comunque lo sanno che lei sarebbe stata la figlia del padrone ufficiale, l'unica, l'aiutano proprio come i topini del film di Cenerentola ad andare a un ballo. Lì lei conosce Benedict ed è amore a prima vista, però le cose poi finiscono molto male perché quando torna a casa, Sophie viene cacciata dalla matrigna e quindi si ritrova per molto tempo a non sapere più nulla di Benedict, posto che lei è una persona molto realista, non si è fatta alcuna illusione in merito e neanche aspettava di essere salvata dal principe. In questo caso, Benedict era tale solo a livello metaforico, visto che era uno scapolo molto ambito, ma non aveva titolo, soldi sì, titolo no, però. Però era molto amato nel ton, nella società. E quindi Benedict la cerca disperatamente e non la trova, e passerà un po' di tempo prima che i due si rivedano, e da lì si dipana il resto della storia. E questo è la trama del terzo libro. È uno dei miei preferiti, devo dire. Anche se quando l'ho riletto di recente ho capito di amare molto di più Sophie e di trovare abbastanza insopportabile Benedict, se non quando lo vedevo attraverso gli occhi di lei. In ogni caso, se vi piace Cenerentola, ve lo consiglio. Vediamo. Ups. Ok, il quarto libro, che è quello dedicato a Colin, dopo aver iniziato con la prima sorella donna dei Bridgerton, infatti la Queen è andata in ordine di età. È solo con Daphne che ha fatto confusione, ma d'altronde era normale perché le ragazze in società si sposano, più o meno a quel tempo si sposavano, già a 21 anni era una quasi zitella vecchia, tra i 17 e i 20 era l'età considerata ideale, mentre gli uomini, siccome vivevamo in un mondo molto patriarcale e maschilista, potevano anche non essere maritate fino ai 30 e andava benissimo, perciò la Queen ha deciso di iniziare con Daphne, con la sorella maggiore tra le sorelle femmine. Il terzo libro è dedicato a Colin, Romancing Mr. Bridgerton.
A Colin è un personaggio che avete già conosciuto anche nella serie TV, ovvero Penelope, ed è solo in questo libro che si scopre la vera identità di Penelope. Infatti è stata questa cosa molto anticipata dalla serie TV e lo capisco d'altronde, però era un bel mistero nei libri per chi seguiva la saga. Avevo grandissime aspettative per il libro di Colin perché, a differenza di quanto si vede nella serie TV, Colin è un personaggio che brilla nella saga. A parte che, come ho detto nel mio primo video sui Bridgerton, tutti i fratelli Bridgerton e gli uomini erano considerati molto avvenenti, e infatti gli attori che interpretano Benedict e Colin, secondo me, non lo sono molto e quindi non hanno il physique du rôle per interpretare questi personaggi. Però oltre a essere bello, Colin era soprattutto simpatico, era una persona gioviale, tutti lo volevano alle loro feste. Una sua caratteristica era quella di partire e andare in viaggio in continuazione e, come avete visto nella serie TV, Penelope era cotta di lui, ma lui non la considerava. Anzi, a un certo punto, aveva anche dichiarato che non l'avrebbe mai sposata, come battuta. E quindi Penelope era rimasta un po' offesa da questa cosa, però non che questo le avesse causato, di smettere di amarlo. E passano in realtà molti anni, tra il secondo e il terzo libro, forse addirittura 8 anni. E infatti Colin è un uomo di 33 anni quando arriva il suo turno, insomma, di innamorarsi. E Penelope ne ha addirittura 28, quindi vi dicevo, in quella società era considerata ultra zitella. Ma lei era felice così. Il fatto che Colin durante i suoi viaggi abbia iniziato a scrivere dei diari sarà la cosa che farà scatenare la scintilla tra loro due, oltre al fatto che proprio nel libro di Colin e Penelope la società, dopo 12 anni in cui Lady Whistledown ha scritto le cronache dei pettegolezzi del Ton, inizia a chiedersi chi è questa Lady Whistledown e viene lanciata una sfida con premio in denaro da Lady Danbury, che avete conosciuto sempre nella serie TV, per scoprire chi è Lady Whistledown. E quindi Colin inizia a sospettare che sia sua sorella Eloise, sempre come nella serie TV, e crede di avere diverse prove in questo senso, ma poi, come sappiamo, scoprirà diversamente e come reagirà. E a suo tempo ve lo racconterò, ma nel frattempo potete anche comprarlo e leggerlo. Romancing Mr. Bridgerton. Oddio, il titolo italiano in questo momento non lo so, sicuramente dopo troverete nel primo commento tutti i link ad Amazon e li metterò il titolo in italiano. Quello era il quarto libro dedicato al terzo fratello. Il quinto libro è dedicato a Eloise. Eloise, nonostante tutto, le varie differenze, somiglia abbastanza alla sua controparte televisiva. Ed Eloise si trova a cercare un marito, a sposarsi proprio in contemporanea a Penelope. E lei e Penelope avevano la stessa età, quindi anche Eloise è rimasta zitella fino ai 28 anni. Ed è stata però una sua decisione che la famiglia le ha permesso, perché dopo tutto era una famiglia agiata e sapevano che lei aveva un carattere poco convenzionale, quindi le hanno permesso di non sposarsi. E lei d'altronde non sembrava volere una famiglia, anche se non aveva esattamente il carattere così femminista che abbiamo potuto vedere nella serie TV. E molta della sua storia è stata anticipata da Bridgerton, perché il suo futuro sposo è già apparso in Bridgerton, sarà Sir Philip Crane. È sposato un tempo a Marina Thompson, però non confondetevi, Marina Thompson, quella dei libri, non è affatto come la Marina Thompson presente nella serie TV. Marina era stata sì fidanzata al fratello maggiore di Philip, però i figli che portava in grembo poi non erano assolutamente del fratello maggiore, erano di Philip. E
Non era una lontana cugina parente dei Fetherington, ma era una lontana cugina dei Bridgerton e di Eloise. E infatti Eloise e Philip si conoscono per corrispondenza quando lei viene a sapere che la cugina è venuta a mancare, circa un anno prima che poi lei vada a vederlo di persona. Lei fa le sue condoglianze, lui risponde, iniziano una corrispondenza cordiale, nulla di che, in cui trovano un minimo di affinità e a un certo punto Filippo per lettera le chiede: ma non le andrebbe di venire qui a casa mia? Magari potremmo conoscerci meglio e vedere se siamo adatti a sposarci l'un l'altro. Come mai Filippo faceva questa proposta di matrimonio per lettera senza neanche aver mai visto Eloise? Semplicemente aveva bisogno di una madre per i suoi figli. Aveva avuto con Marina due gemelli che erano terribili da gestire e quindi lui tra l'altro aveva avuto un padre che non lo aveva seguito, che era violento e quindi non sapeva come gestire i figli, non era violento a sua volta e proprio perché non voleva essere violento non sapeva come punirli e come controllarli. E quindi cercava di fatto una specie di bambinaia a tempo pieno. Aveva i soldi, poteva permettersi una bambinaia, però voleva una signora della casa. Lui era un botanico che passava la maggior parte del suo tempo nella sua serra. Ed è per questo che ha chiesto a quella che lui pensava fosse una zitella di 28 anni. Stava pensando che lei sarebbe magari stata onorata da questa proposta, e quando se la ritrova davanti, si trova qualcuno di molto diverso dalla persona che pensava, e lo stesso valeva per Eloise. Come mai Eloise ha deciso di accettare la proposta di conoscere quest'uomo? Perché questo libro si svolge in contemporanea al libro di Colin e Penelope, e Penelope e Eloise erano state zitelle insieme per tanti anni, e quindi all'improvviso Eloise si sente lasciata indietro e come se fosse in una gabbia da sola, e quindi decide di esplorare questa opzione. E devo dire che in questo libro c'è molta presenza di bambini, ovvero dei due figli di Philip, non mi dispiacciono. E se lo leggerete, quando lo leggerete, non aspettatevi di trovare una Marina che vi possa ricordare in alcun modo quella del libro, perché è un personaggio completamente diverso in quelle poche volte che viene menzionata. E così questo era il quinto libro, To Sir Philip with Love, ovvero a Sir Philip con amore, ovviamente sì, ha a che fare con le lettere che i due si scambiavano, anche se Eloise non ha mai scritto una cosa del genere. Il sesto libro che è ambientato sempre nello stesso periodo dei due precedenti, cioè in quel mese lì, in quei 2 mesi lì di tempo, Violet Bridgerton ha visto sposati tre dei suoi figli. È dedicato a Francesca Bridgerton, si chiama When He Was Wicked perché in effetti questo libro ha come protagonista più un uomo, ovvero Michael Stirling, che è... Oddio, non il cognato di Francesca. Francesca era una vedova in questo periodo qui. Si era sposata molto felicemente con un conte scozzese, Stirling, credo. John Kilmartin. Kilmartin era il conte di Kilmartin. Erano stati molto felici e il marito è morto all'improvviso, penso di aneurisma cerebrale. Il cugino del marito era grandissimo amico sia del marito che di Francesca. In realtà era innamorato di Francesca sin dalla prima volta che l'aveva vista, e solo un istante dopo aveva scoperto che era la fidanzata, la promessa del cugino che lui non avrebbe mai tradito. E quindi tutto questo libro si incentra sul povero Michael che cerca di non calpestare la memoria del cugino inserendosi nella sua vita, visto che quando muore il cugino senza eredi, Michael è costretto a prendere il suo posto e Francesca è la sua vedova. E Francesca, qual è il motore che la spinge a cambiare la sua vita in quel momento? È il fatto che ha 26 anni oramai e nonostante sia comunque dilettata, diciamo così, a gestire le proprietà dei Kilmartin per tutti quegli anni, perché Michael, nella speranza di sfuggirle, è andato nelle Indie. Adesso ha deciso che vuole una famiglia, è una lady come lei, comunque una famiglia può averla solo se si sposa di nuovo.
E quindi in questo libro vediamo come Michael cerca di non cedere al suo desiderio di stare con Francesca e lei, come una sciocca, che non si accorge che lui è innamorato di lei. Per lei era un carissimo amico con cui tra l'altro aveva una certa chimica, ma non di tipo sessuale, una chimica di amicizia, si scambiavano battute così ed era molto bello per lei stare con lui. Ma non aveva fatto quel saltino in più che invece Michael aveva fatto fin dal principio. A me piacciono molto i libri in cui lui è innamorato di lei all along, ovvero per tutto il tempo, e quindi se questo è un tipo di trama che vi attira, questo libro qui probabilmente sarà il vostro preferito della saga. Ed era il libro 6. E ci avviciniamo agli ultimi due, il libro di Hyacinth. It's in his kisses, è nel suo bacio, Hyacinth. Sono passati altri anni, finalmente questo non è ambientato contemporaneamente agli altri. Hyacinth, avete visto qualcosina di lei nella serie TV, ma nei libri si capisce di più, poi in tutti i precedenti libri, che lei è una ragazzina che è furbissima, non può mai stare zitta. Deve sempre dire la sua, deve prendere in giro gli altri e quindi la madre, che comunque la adora perché lei era l'ultima figlia che ha avuto, tra l'altro quella che l'ha salvata dalla disperazione per aver perso il marito Edmund, dispera un po' per Hyacinth, per Hyacinth, scusate, perché pensa: questa ragazza chi la sposa, no? Quale sarà il suo posto nel mondo? E il libro di Hyacinth è incentrato lievemente, forse, no, l'attenzione è divisa parimenti tra lei e il protagonista maschile Gareth Sinclair, che è figlio di un barone o baronetto, una delle due cose. Però la vicenda da risolvere è più legata a Gareth, che è un figlio illegittimo, anche lui. Solo che a differenza di Sophie nel terzo libro, Gareth è stato riconosciuto dal padre, perché il padre non voleva far sapere a tutti che era stato cornificato dalla moglie, ma questo era successo semplicemente perché il padre aveva un figlio suo, che era il fratellastro di Gareth, che era vivo e che doveva fargli da erede, ma il fratello maggiore di Gareth muore. E quindi tocca a Gareth adesso in teoria ereditare il titolo, e quindi Gareth vive con questa spada di Damocle sulla testa, pensando che prima o poi il padre, che lo detesta, denuncerà al mondo intero che lui non è il suo vero erede. E quindi questo è uno dei motivi per cui lui si frenerà dal corteggiare una ragazza a modo come Hyacinth, perché pensa che potrebbe rovinarla quando toccherà il suo momento di subire la sorte della verità. E questo è It's in His Kiss. Tra l'altro c'è persino una chicca per noi lettori italiani, perché c'è un diario in italiano della nonna materna di Gareth, e Hyacinth deve tradurlo. Perché lei ha avuto un'istitutrice italiana e quindi sa qualcosa di italiano. Mi è molto divertito leggerlo in lingua inglese perché qualche errore di italiano comunque c'è, che un italiano madrelingua non avrebbe sicuramente fatto. E questo era il settimo libro. Mi vedete lanciare le cose perché qui accanto ho un divano e io sto lanciando così. E questo è l'ottavo libro, On the Way to the Wedding, Nella strada verso il matrimonio, ed è dedicato all'ultimo fratello dei Bridgerton, ovvero Gregory, che si sposa rispetto agli altri fratelli abbastanza in fretta, a solo 26 anni. E a me è piaciuto, anche se si vedeva che nello scriverlo la Queen stava cercando di uscire dai canoni del genere, perché ovviamente dopo aver scritto 7 libri di comunque storie d'amore stava cercando di scrivere qualcosa di diverso. Gregory era un ragazzo che dopo aver visto comunque tutti i suoi fratelli sposarsi per amore pensava: anche a me deve succedere una cosa del genere, anch'io devo trovare la sposa perfetta. E pensa di averla trovata in una ragazza che si chiama Hermione Watson. Quando la vede, amore a prima vista, così, e non nota neanche la migliore amica di lei, Lucy, che quando vede che Gregory reagisce così alla sua amica, pensa: ecco un altro che si innamora come uno scemo della mia amica solo perché è molto bella. E quindi
Per quasi, anzi no, non dirò la percentuale, per buona parte del libro, Gregory, è focalizzato sull'inseguire Hermione e non si rende conto di Lucy. Lucy che tra l'altro non sta neanche cercando un pretendente e sta facendo la stagione solo per una questione di rappresentanza, perché lo zio, che è il suo tutore visto che i genitori sono morti, l'ha fidanzata da secoli con un altro uomo, un conte tra l'altro giovane anche, quindi non c'è motivo per cui lei vada in giro a cercare un pretendente, è lì solo per fare le feste un attimo, forse ha chiesto allo zio di farlo fare una stagione, ma appunto per non farla passare subito al ruolo di contessa, credo che fosse contessa che doveva diventare. Però era un po' rassegnata, tra l'altro, e questo si scopre a un certo punto, il futuro marito è gay e ovviamente a quel tempo non si poteva sapere questa, rivelare questa cosa e anche uomini del genere si sposavano. Ma questo Lucy lo scopre solo da un certo momento in poi. E questo libro brilla tantissimo nell'ultima parte, quindi se vi sta annoiando quando lo leggete, non mollate. Perché l'ultima parte ha persino scene in un certo senso d'azione, scene che non ti aspetti, ma nemmeno, cioè, sarebbero scandalose, persino se accadessero ai giorni nostri, figuratevi nell'Ottocento e non dico altro. E quindi per questo è un libro che a me piace sempre rileggere, perché almeno qui la Queen si è sbizzarrita con la trama, On the Way to the Wedding, sulla strada per il matrimonio. Il nono libro, che non ho qui perché l'ho acquistato in ebook, appunto contiene second epilogues, cioè dei secondi epiloghi per ciascuno degli 8 libri, più una storia dedicata a Violet, non sul suo passato col marito Edmund, però se ben ricordo. È un tentativo di spiegare perché Violet è rimasta per tutti quegli anni comunque da sola, avendo perso, questo è il gatto che mi apre la porta, avendo perso il marito comunque abbastanza giovane, aveva 36 anni, forse 37 quando ha perso il marito. Certamente, se vi dicevo che una donna a quell'età, cioè in quell'epoca 28 anni già razzitella, figurarsi una madre di 7-8 figli a 36-37 anni, ma comunque visto nulla l'avrebbe fermata in teoria dallo sposarsi di nuovo, perché era una donna piacente, simpatica, popolarissima nel ton. E poi si capisce, insomma, leggendo questa storia, che Violet ritiene forse la sua vita già piena. Ed è stata un po' malinconica. Ammetto che non avrei voluto leggere una storia sulla bella storia d'amore tra lei e il marito, sapendo come andava a finire, anche se comunque hanno vissuto insieme per tantissimi anni. E questa è la saga dei Bridgerton. La Queen poi ha scritto un prequel della saga dei Bridgerton, la serie Roxby, credo che si pronunci così. Devo ammettere che lo sto leggendo solo adesso, perché poi la Queen aveva scritto altri libri dopo la fine della saga dei Bridgerton che non mi avevano convinto più di tanto, ma può darsi che la stessi paragonando a questa saga a riuscita. E quindi sto provando a riprendere in mano i libri di questa autrice. Prima della saga dei Bridgerton, la Queen ha scritto almeno altri 3 o 4 libri, adesso che ricordo, perché mentre spulciavo nella mia libreria li ho trovati, ma non mi ricordo nemmeno la trama per dirvi quanto poco mi abbiano colpita. E quindi così non me la sento di consigliarli. Iniziate con i Bridgerton se siete nuovi nel panorama del romance, perché sicuramente è una saga, una sorta di piccola pietra miliare del romance Regency moderno, diciamo così, dagli anni 2000 in poi. E poi ci sono altre autrici, come ad esempio Lisa Kleypas, ma ne parlerò in altri video. Il prossimo video su Bridgerton sarà la narrazione dettagliata delle avventure, chiamiamole così, della storia d'amore tra Benedict e Sophie in stile Cenerentola. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!